La nostra università popolare, ovviamente, visto insomma, l'avvicinarsi dell'8 marzo, non potevamo che farci raccontare da Paolo Corsiglia qualcosa sulla mimosa. Buongiorno Corsiglia! Buongiorno Berti, a lei e ai suoi telespettatori, buongiorno. Sì, siamo qua, ovviamente domani la festa della donna viene ricordata con la mimosa, ma sicuramente è un prodotto che, vedete qua, qui abbiamo le piante, qua abbiamo la palla, ne abbiamo recise, e è un prodotto che è difficile ormai da poter calibrare sull'8 marzo, perché avete visto che è fiorita già quasi da dicembre. Infatti vedete qua una pianta dove ormai la parte aerea è finita, è terminata, sta piano piano sciamando e resterà soltanto la parte vegetativa verde. Invece questa è stata poi tagliata in tempi non sospetti e messa in cella frigorifera per poter essere mantenuta come prodotto. E la mimosa possiamo dire, vedete, la mimosa è innestata, è una pianta di innesto, quindi ovviamente la mimosa di innesto è un po' delicata rispetto alla mimosa quella più selvatica. La differenza viene vista dal tipo di fiore. Quella selvatica, quella più resistente al freddo, è al chicco, lo vedete, molto più piccolo rispetto a questa che è coltivata. La problematica della mimosa è che dobbiamo metterla in riviera. Già qua nell'entroterra dove sono io è più difficile da coltivare. Salvo che ormai è cambiato anche il tempo, possiamo dire che si può anche valutare l'opportunità di metterla nei nostri giardini, nelle nostre realtà di cortili o quant'altro, perché è una pianta molto rustica, deriva dalle acace e quindi è una pianta molto rustica. L'unica problematica è quella che queste qua, come dicevo prima, in estate sono un po' meno resistenti al freddo. Molto bella, ovviamente molto profumata, e domani sarà la regina dei fiori, ovviamente indiscussa. In Liguria se ne produce tantissima, soprattutto nel ponente della Liguria, quindi nella patria di Sanremo e nella provincia di Imperia, ma anche qua nel Levante abbiamo produzione di questa mimosa qua. Poi vedete che in tutti i nostri giardini, soprattutto in riviera, come dicevo prima, abbiamo la mimosa. La mimosa è molto, molto semplice da mettere, va ovviamente fatta una buca, va messa in terra con terreno sciolto, perché ovviamente deve l'apparato radicale cominciare a lavorare in terreno molto substrato, molto morbido, e poi si adatta facilmente. Ovviamente vi consiglio di tenerla potata, perché sennò diventa una pianta abbastanza invadente. E quindi e questi, tra virgolette, chicchi di mimosa, che sono i fiori della mimosa, poi cadono e si moltiplicano, quindi è una pianta che poi diventa abbastanza invadente, quindi va potata, tenuta dimensionata, perché sennò vengono alti alberi anche 20 metri, quindi sulla mimosa bisogna starci un po' attenti, perché sennò vi invade tutto il giardino o lo spazio condominiale se la mettete all'interno. Fiorisce. Senta, le faccio una domanda, Corsiglia. Lei ovviamente all'inizio parlava anche del cambiamento, no? Climatico, sì. Però sicuramente nelle nostre riviere, ma non solo, ormai quando vediamo, diciamo, quel colore giallo nel nostro cuore, pensiamo subito alla primavera. Sì, diciamo che la primavera è sempre più anticipata, però. Questa qua era quasi fiorita a dicembre, si vedeva in riviera soprattutto degli alberi fioriti a dicembre, quindi diciamo che anticipiamo molto la primavera, sia la mimosa che le ginestre. Sono però due in conclusione piante le della volevo primavera. Le volevo fare una riflessione anche su quello che rappresenta per l'economia della nostra regione, in particolare del Ponente, no? Spesso forse noi riflettiamo poco su quello che è l'economia che riguarda, insomma, il settore florovivaistico nella nostra regione. Beh, certamente è un motore trainante, è uno degli elementi importanti della nostra produzione, soprattutto a Fiorita, perché sia la mimosa che la ginestra, che ormai a ruota seguirà
seguirà nella sbocciare, quindi nell'opportunità di poterla tagliare e vendere, è un'economia importantissima con dei numeri che fanno sì che la Liguria sia leader a livello indiscusso, a livello nazionale, soprattutto su Mimosa e su Ginestra, che sono le due piante fiorite. La Liguria è ovviamente leader per la Mimosa? Certo, la produzione di Mimosa è altissima. Mi dà il titolo così all'ultimo? Certo, c'è una produzione altissima, soprattutto nel Ponente, in Beria c'è tantissima produzione di Mimosa e Ginestra in campo, fuori campo, quindi nei nostri appezzamenti di terreno. Produzione che ovviamente ha questa problematica che non è da poco sulla questione del clima, perché dovete pensare che la Mimosa sì che si vende anche a febbraio o a gennaio, però il suo clou ce l'ha nel mese di marzo. In queste ore. Ovviamente è stata già consegnata in tutta Europa, ecco, da Sanremo a parte per tutta l'Europa. Ecco, direi che è una produzione molto di nicchia nel territorio dell'Imperiese, ed è questo per noi è importantissimo, perché valorizza un territorio, valorizza un prodotto che è un prodotto che la Liguria può avere veramente tante, tante opportunità. E il problema del clima non è da poco, perché ovviamente i produttori devono metterla in cella per far sì che sia bella oggi 7 di marzo e domani sia in tutte le case di tutte le famiglie, ricordando il simbolo della Mimosa, ecco, che è un simbolo importantissimo, soprattutto sulle donne. Ecco, quindi non diciamo che la Mimosa oggi è il simbolo della donna, domani, ma ovviamente pensando alle donne, alle problematiche che si susseguono tutti i giorni, vediamo i giornali e quant'altro, non pensiamo che sia soltanto l'8 di marzo questo importante simbolo della Mimosa e della donna come realtà della nostra Italia, ma di tutto il mondo, perché viene festeggiata in tutto il mondo la festa della donna. Grazie Corsiglia, soprattutto per questa riflessione finale. Buona giornata. Posso fare una domanda indiscreta, perché so che lei le fa, mi pare. Posso? Dica, faccia la sua domanda. No, perché so che di solito magari ascoltatori o quant'altro che le fanno le domande, gliela faccio io. Dove andrà a festeggiare domani sera l'8 marzo? No, guardi, io l'8 marzo non esco. È una festa che non mi piace. Quindi mi piace. Esco la sera prima e la sera dopo. Bene. Allora, le auguro di passare a lei e a tutta la redazione che lì lavora assiduamente alla televisione un buon 8 marzo, a tutte le donne che Grazie. Sono lì. E virtualmente vi mando un mazzetto di Mimosa, un simbolo della donna. Ecco. Grazie mille Paolo Corsiglia. Grazie a lei, come buona sempre. Giornata. Arrivederci. Arrivederci.